un punto che il Sulmona deve accettare perché questa volta non può recriminare nulla. Sta di fatto che i Peligni restano a zero vittorie nel difficile cammino della salvezza. Continua invece il discreto rendimento del Cupello. Negli ospiti c'è il rientro dall'infortunio di Alessandro Pendenza, ex di turno del confronto. Nel Sulmona c'è l'esordio di Civitareale dell'argentino Agatiello. Terminali offensivi nel 3-5-2 proposto da Di Marcantonio. Dopo le polemiche arbitrali della precedente partita casalinga, a dirigere il confronto è stato mandato un arbitro di fuori regione, Gennaro Mazza di Torre Annunziata. La gara stenta a decollare, sono gli ospiti a farsi vedere al tredicesimo con una punizione. Avvantaggiato serve Pendenza, la sua conclusione viene parata da Carosa. Al sedicesimo Quintiliani ci prova da fuori area e colpisce la traversa. Il preludio al gol che arriva al diciannovesimo grazie ad un diagonale vincente dal limite dell'area di Avvantaggiato che trafigge Carosa per l'1-0 del Cupello. Giusto il tempo di festeggiare per la squadra di Di Francesco, in quanto sei minuti dopo il Sulmona pareggia sfruttando al meglio un calcio d'angolo sugli sviluppi del quale colpisce di testa Civitareale. 1-1 al 25esimo minuto, esordio con il gol per Giuseppe Civitareale, classe 1994. Il primo tempo si chiude con un'occasione del Cupello, Pendenza cerca il gol dell'ex e la sua girata impegna seriamente Carosa. La ripresa scorrerà sino al termine senza sussulti particolari. Al terzo Tucci manda al lato e al quinto la conclusione da fuori di Quintiliani viene parata da Carosa. Altre giocate di Quintiliani al 14esimo e al 24esimo. In entrambe le circostanze riesce ad averne la meglio e a concludere da fuori. E il Sulmona? Alla mezz'ora Civitareale prova a dar fastidio a Benedetti e a Ottaviano, ma si fa male in questa circostanza. Il Sulmona nel finale mostra incisività. Al 90esimo c'è una conclusione di Di Michele, al 92esimo il Cupello resta in 10. Fallo su Civitareale di Martelli, che era già stato ammonito, per lui doppio giallo e così espulsione. Al quarto ed ultimo minuto di recupero il Sulmona fa vedere l'azione migliore. Favilla va a chiudere Pendenza ed appoggia in avanti per Floresta, entrato nella ripresa. Altro nuovo innesto del Sulmona. L'ex del Siracusa attraversa tutto il campo, arriva nei pressi dell'area ospite e conclude da fuori. Ottaviano para in due tempi. Se il Sulmona avesse giocato così dall'inizio, forse avrebbe potuto sperare di vincere. Un punto che muove la classifica del Cupello e che fa rimanere soddisfatto il tecnico Di Francesco. Peccato che non sono venuti i tre punti. E oggi abbiamo visto anche degli scambi in avanti, finalmente abbiamo inserito le due nuove punte, di cui una è andata pure a segno. Quindi sono fiducioso per il futuro. Noi adesso giochiamo sempre per i tre punti, poi viene un punto, viene zero punti, non è importante, ma noi andremo a giocarci in tutti i campi il risultato pieno. Comunque sia, oggi abbiamo visto dei giocatori, forse ci sarà molto probabilmente un nuovo ingresso, non lo dico per scaramanzia, e quindi noi ci giochiamo le partite fino alla fine, questo campionato ce lo giochiamo fino al 30 di aprile. Di Francesco, arriva a questo punto a Sulmona, si può dire così, continua la striscia positiva dei risultati da parte del Cupello, è soddisfatto? Sì, sono molto soddisfatto per come abbiamo interpretato la gara. Sapevamo che era un campo difficilissimo, nonostante la classifica dica che il Sulmona sia in quella posizione lì, però credo che è una squadra che merita ben altro, quindi sicuramente strada facendo si risolverà. Noi abbiamo interpretato bene, abbiamo fatto bene, nel secondo tempo soprattutto siamo andati sempre vicino al gol, nel senso che non abbiamo finalizzato, però pallino ce l'avamo noi in mano, per cui sono abbastanza soddisfatto della striscia che continua.